Ragazzi, ragazzotti, allora, questo video è un video un po' particolare su Hearthstone. Volevo solo dire prima di iniziare che, mentre stavo editando, ho notato che l'audio del gioco era troppo alto, non sono riuscito a separare l'audio del gioco dall'audio del registrato dal microfono e quindi non posso, capita in alcune parti del video, soprattutto verso la fine, che la mia voce sia coperta da, quindi, dai rumori del gioco. Non volevo lasciarvi senza video, dato che l'ho saltato già, dovevo farlo 3 giorni fa, come la volta scorsa. E quindi godetevi il video, anche se la mia voce non si sentirà tanto. Ciao a tutti e ci vediamo. Bene, raga, benvenuti in questo nuovo video. Oggi video particolare, video su Hearthstone, che è un gioco random che mi è capitato di giocare e che mi è piaciuto molto. E ci andiamo a fare qualche partita. Per chi non sapesse cos'è Hearthstone, è praticamente un gioco di carte dove tu crei il tuo mazzo personale e poi, come si dice, man mano sblocchi le carte comprando i pacchetti, completando queste missioni che ti daranno giornalmente. E non c'è un obiettivo, semplicemente è divertente, mi piace come gioco e volevo portarvi la rissa, peccato che ritorna tra 2 giorni, quindi non possiamo farla. Direi di andare in gioco. Io non ho visto, cioè sono andato sugli obiettivi ma non ho visto mago sciamano. Direi di andare col mago a questo punto. Facciamo una bella partita col mago. Facciamo 1 o 2 partite, magari mago sciamano. E niente, vediamo se internet riesce a prendere, altrimenti mi avvicino alla fonte. Vediamo il primo poveraccio che capita. Jaina Un altro Jaina. contro Jaina. CHR7000. L'hai voluto Oddio. tu. La mia intelligenza ti farà CHR7000 fa a paura. pezzi. Bella, bella pastiglia. Allora, mettiamo via queste. Ah, uno è ritornato. Pronto all'azione! Ok, vediamo un po'. Direi di buttare giù anche le provocazioni. Vediamo se questo è un pro oppure è una sega. Ah, sono in classificata, non ci avevo fatto caso. Qui esistono diverse modalità per chi non lo sapesse. La classificata è quella che poi si arriva dal grado 25 al grado 20, cioè dal grado 25 al grado 1, e dopo che si è arrivato al grado 1 si arriva in leggenda, e per vedere, insomma, per mettere la probabilità, eccetera, eccetera. Quindi facciamo così. E invece poi c'è il gioco normale, ci sono le amichevoli, diciamo così, che praticamente prevedono solo il gioco normale. Boh. Ogni Tutto giù. colpo, un nemico. Parti, razzo. Le animazioni sono molto belle. Mamma mia, quanto butto giù fastidio. Glielo metto a pecora anche tanto. Giù. E poi facciamo. Niente, passo. Adesso mi butterà giù l'altra provocazione. Scommetto tutto. Ancora di bello il nostro amico Fritz. Come on. È un po' indeciso. La mia magia ti farà a pezzi. Aia, mi congela. Mossa azzardata, direi. Grazie. Grazie cosa? Ti ho detto che ti faccio a pezzi. Direi pesca 2. Poi moneta, cavolo, non si deve fare, questo diciamo. Prossimo turno abbiamo 5 di mana, quindi butterei giù l'elementale e il tizio. No, no, il provocazione e il tizio qua. Cos'è? Ah, va dritto, va in faccia. Ok, quindi una palla di fuoco è andata. Magia insidiosa. Castingo! Probabilmente userà il potere verde.
ci scommetto, non lo so, ci scommetto e basta. No, che infame. Vabbè, forse non mi ho avuto giù questo, tranquillo. Cosa fa? Ma sei scemo in culo. Non ho capito questo messo. Oh, grazie, 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 grazie. Allora direi, butta giù. Ancora 4 di ma, direi. Cavolo, no. No, 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 preferisco buttare tutti su. Sì, compa! È tutto un gioco molto di previsione delle mosse, di anche logica, di conto, perché ribaltare una partita in questo gioco è molto molto facile, soprattutto con alcune qualcuno mosse. Ha chiamato dottore. No, no, se giochi i traumaturghi è affidato. Ok, secondo gruppo lo facciamo fuori dopo, anche giù un danno così a caso. Sì, un altro danno così a caso, perfetto. Allora, vediamo un po'. Direi, peschiamo. Poi, provocazioni. Tutto. Tanto. In mano, se lo prendo in mano. Sì, compa! Giù, diretto. E un'altra particolarità di sto gioco è che, allora, sono convinto che mi butto giù da sling. Stavo dicendo, è che se rimani senza carte in mano, la maggior parte delle volte hai perso. Lo dico perché è vero, la maggior parte delle volte se rimani senza carte in mano è molto difficile andare avanti o comunque... Cazzo, fammi fa? Pensare. Cosa stai pensando? Devi pensare dove? Figa, puoi fare una mossa? Puoi fare. Se c'hai... Ho le migliori offerte sul mercato. No, infame. Vabbè, usiamo il gufo, shalalala. Usiamo il gufo, ancora 6 di... Quanto ho? 21? Vabbè, direi... Tac e... Questo. Mi sa che questa molto probabilmente l'abbiamo portata a casa già, eh? Perché anche con la mano che ho non è facile ribaltare. 3 danni, vediamo un po'. Ci godo, come una merda, ci godo, guarda. Cosa fai con il 4-4 iniziato? Oh, il segreto, vediamo. Schianta, perfetto. Questo motore glielo butto giù. Oh, vediamo se... Allora, no, mi devi aspettare un po'. Sei pronto per questo? Sei pronto per questo? Segreto? Sei pronto per questo? Oh, Gesù. Allora direi, ho qualcosa per congelare? No, perfetto, come facciamo così? Boh. Glielo congelo, così il prossimo turno ho vinto. Mi faccio una bella giocata così, capisce? Bella giocata. Mi dispiace, amico. Qualcuno ha chiamato dottore. Allora, gli faccio 7, 9, più 7, 16. Perfetto. No, infame. No, no, ho vinto, perfetto. Allora, dardo di gelo e andiamo. Palla di fuoco e andiamo. Tizio qui e andiamo. Non deconcentrarti. Ciao ciao. Ciao ciao. E uno è andato. Vediamo il prossimo. Ok, ci siamo. Vediamo il prossimo malcapitato. Questa volta non uso più il mago, uso lo sciamano. La differenza, non l'ho detto, tra i diversi eroi è il fatto che hanno poteri eroi diversi. Come avete visto prima nel mago, c'era il potere quello infligge un danno. Lo sciamano invece evoca un totem casuale scegliendo tra 4. Vediamo, contro il guerriero, il potere del guerriero, ve lo dico, è di mettere 2 armatura. Ovvero, quando noi abbiamo i mostri per terra... Madonna, merda, oh, inizio pure per primo, bello. Quando noi abbiamo messi per terra, per esempio uno che ha 3 di attacco, lo attacchiamo, questo ha 2 di armatura, ma puoi avere armatura infinita obiettivamente. E i danni vengono scalati, ovvero da 30 non va, se io attacco con 3 non va più a 27, ma va a 2 armatura, quindi 29. Oh, super ninja, attenzione, con le bustine ninja ovviamente, io direi rispetti il tuo nome.
armor up. Direi di non buttare giù già questi. Anzi, oh che bello, l'1-1, mi piace. Vediamo se attiva ancora il potere eroe oppure ha già intenzione di invocare. Accensione, portali operativi. Delle carte robot. What? Elementi. C'è questo. Quello lì, guarda, il robo evocatore lì bisogna subito segarlo. Ho imparato dopo un po' perché è fastidiosissimo, lo giuro. Secondo me mirerà a buttarmi giù il folgurati crotante, perché avendo furia del vento, pezzo di merda, avendo furia del vento può tornare di volta. Io però ne ho un altro. Adesso vediamo il carro ragno. No, non me lo butti giù in un turno, mi dispiace ma è vero. Comunque avete visto prima, ho attaccato col bravo diretto. Sarà nostra. Che strunz. Che strunz. Allora, vediamo un po'. Allora, così. E poi così. Boom. E allora. Questa provocazione è abbastanza fastidiosa, solo che gli uso un sacco di mana. Vediamo cosa vuole fare. Per il capoferra. Probabile. Sì, in effetti però è una mossa un po' stupida, perché tanto questo qui glielo tiro giù in ogni caso e poi ho il crepitio. Quindi, rotazione. Per il contrasto di danni. Vedete, i danni che adesso io lo attacco fa meno 3, dovrebbe andare da 30, dove sarebbe dovuto andare a 27, invece avevo un punto armatura, quindi va a 28. È come vita ulteriore. Dai, Super Ninja, si è messo un po'. Oh, che culo, mi ha evocato il totem della pietra, che è una provocazione. Non lui. Sto struz. 2 e 4. Accensione. Portali operativi. Sì, mamma. Io rotazione. Rotazione. Me ne occupo io. Vediamo cosa mi fa pescare, Segatronchi, un altro Alfred e il Golem. Va bene, va bene. Andiamo avanti così. Vediamo cosa ci gioca il nostro Super Ninja. Ma non ha carte di distruzione di massa. Attivazione del dislocatore mentale DC-130. Senti. Non potevi mica prendermi Alfred. Almeno abbiamo il numero. Allora, vediamo così. Così. Troppi servitori. Ho troppi servitori. Quindi direi. Allora. Con questo. Ammazzo. Il tizio. Se faccio così. Vediamo se mi dà una buona provocazione. Ti prego. No. Allora, a questo punto direi di andare tutto così. Tanto poi si perdo. Oppure col secondo attacco, tanto c'è una cosa. Ma ne occupo io. Ma ne occupo io. Oh, sì. Oh, che bello. Vediamo se posso già chiuderla. Prossimo turno. Sono resistente. Oh, cioè, no. Ne metto altri due, lo so. Cosa fa? Mi... Vediamo, vediamo un po'. Posso arrivare di tutto? Vieni. E quindi... Ciao, ciao, ciao. Facciamo così, andiamo in sala. Ti aggiusto io. Aggiusto io. Olè, è ancora un ciotto. Diciamo che ho molta roba va... Oh, sì, la brava di sangue, grazie. Vediamo se... Ho vinto. Sono la lama della dea. Dammi una missione. No, dammi una missione, Gesù, ti prego. Vabbè, 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 vabbè. Allora, io direi. Infligge 2 al tizio, va benissimo. E poi direi di usarla. Posso dare una bella giocata. 5, 9, sì, ciao. Bella giocata, ciao amico.
Bravo, piccolo ingegnere, ti aggiusto io. Mamma mia, super. Un altro è andato. Bella cosa. Boh. Danno 40 e 10. Ok, mi sa che posso aprirmi anche una bustina volendo. Sì. Allora, tanto che ci siamo, mi apro anche una busta con voi. Ok, allora, ho sbagliato. Andiamo nel negozio. Ci prendiamo una bustina, direi, classica. O no? Sì, classica. Vediamo se troviamo qualcosa. Busta. Comune. Comune. Rara. Attenzione. Oh, il terrore del vuoto, non è male. E comune. Vabbè, niente, ma il terrore del buono non è mica male. Direi che... Scusa, ho sbagliato. Pensavo che prima veniva. No, no. E ragazzi, cosa devo dire? Il video è finito. Spero vi sia piaciuto. È stato un video un po' random, anche perché sono appena tornato dalle vacanze, quindi non avevo quello sprint di registrare MCreator. E fatemi sapere con un commento qua sotto, con un pollicione, iscrivendovi al canale, quindi se il video vi ha aggradato, vi è piaciucchiato, eccetera eccetera. Io sono Marn, un salutone, ci vediamo al prossimo video. Bella!